Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere insieme a voi, rispondere a qualche domanda che mi fate frequentemente e intanto mi truccherò. Non so ancora bene come truccarmi, però penso che farò qualcosa di molto semplice sul nude, tipo marroncino freddo e poi magari un ombretto un po' luminoso sul verdino per richiamare questa felpa crop che mi piace moltissimo, è super super morbida. L'ho presa da Bershka assieme anche ai pantaloni. Vengono venduti separatamente, però insieme fanno proprio il completo perfetto. Come al solito, se poi mi dimenticherò di citarvi qualche prodotto, troverete la lista qua sotto in descrizione. Parto sempre con il primer. Uno degli argomenti che suscita sempre molta curiosità è la mia alimentazione. Non so se per magari le ricette che spesso pubblico, soprattutto sul blog, o magari le storie che faccio su Instagram, su che cosa mangio, che so, a pranzo, a cena, se faccio qualcosa di particolare, alla fine non posso tutti i giorni quello che mangio. Ricevo spesso però delle domande riguardo alla mia alimentazione e una volta ci sono rimasta pure male perché una persona mi ha commentato, credo, un video dicendo che era rimasta tipo delusa da me perché aveva iniziato a seguirmi perché ero vegetariana e invece nel video facevo vedere il sushi, quindi c'era rimasta male. O meglio, cioè io sono rimasta male. Perché io non ho mai detto di essere vegetariana, non sono mai stata vegetariana e attualmente non ho intenzione di diventare vegetariana, quindi non so da dove derivi questa cosa, però in tanti mi scrivete spesso se sono vegetariana. Io in realtà mangio la carne, soprattutto il pollo, a me piace moltissimo. Però, come spesso dico, sono una persona abbastanza curiosa riguardo alla cucina, anche se sono molto 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 schizzinosa. Mi piace comunque provare cose nuove, quindi a volte capita di cucinare dei piatti che magari non hanno la carne. Però ecco, non è che lo faccio perché ho qualcosa contro la carne. Io chiaramente rispetto le scelte di tutti quanti e mi piacerebbe anche che gli altri rispettassero le mie scelte alimentari. Penso che sia una cosa molto molto soggettiva e che possa dipendere anche molto spesso da esigenze, diciamo, di salute, per cui non ho molto piacere di parlare di certi argomenti per questo motivo qua. Mi sembra di averlo già detto in un altro video, ma io sono stata spesso giudicata per il mio peso, diciamo, anche se io in realtà non mi sono mai pesata con costanza perché sinceramente non mi interessa e infatti io non ho una bilancia, non ricordo nemmeno l'ultima volta che mi sono pesata. Quindi non vedo perché, se sono in salute, se sto bene, altre persone che magari nemmeno mi conoscono devono venirmi a dire o a sindacare quello che mangio, che poi quello che comunque condivido è sempre solo una piccola parte, cioè anche nei vlog magari faccio vedere spesso che cosa mangio, che cosa. Soprattutto mi concentro sulle cose belle, divertenti, quindi tipo le colazioni, le merende e così via, ma chiaramente sono piccoli minuti ed è un pasto in che cosa, in tutta la settimana, quindi non rappresenta un quadro, diciamo, completo di quello che mangio. A volte mi capita di pubblicare delle ricette sempre sui dolci, che ripeto sono una delle cose più divertenti per me da cucinare, quindi mi diverto e mi piace condividerlo per questo. Capita di pubblicare magari delle ricette con latte vegetale oppure senza uova, senza burro. Non è dovuta però a una questione alimentare, nel senso non lo faccio perché non bevo il latte, perché non mangio le uova. Recentemente su Instagram, tra l'altro, qualcuno di voi nel box del vero falso mi ha scritto che non mi piacciono le uova e io invece non so come farei senza uova, non possono mai mancare. Alla fine comunque ho usato la Norvina di Anastasia, i miei due colori probabilmente preferiti, Volatile, che è questo marroncino freddo, e Dazzling, che invece è sul marrone con dei riflessi un po' più rosati, diciamo, e adesso mi piacerebbe dare un tocco di colore con la palettina pastello menta di Huda. Questo qua è più sul verde, tipo. Non so però se metterlo nell'angolo interno o se al centro della palpebra. Sinceramente non so quanto si possa notare in videocamera,
Dal vivo si vede che è verde, però io forse lo metterei un poco poco anche qua al centro. Wow. Comunque gli ombretti luminosi di Huda sono sempre i migliori. Comunque fatto sta che sono rimasta decisamente male per questo commento, perché sentirsi dire sono delusa, ti ho iniziato a seguire perché dicevi di essere, cosa che non ho mai detto, vegetariana, invece non lo sei, come se poi il mio canale fosse concentrato sull'alimentazione, o come se io dicessi alla gente devi mangiare questo, devi mangiare quest'altro. Cioè, penso che ognuno sia libero di fare le proprie scelte. Io, appunto, come vi dicevo, a volte mi piace sperimentare, una cosa però non esclude l'altra, soprattutto non ho mai detto di voler diventare vegetariana o vegana. Non so, l'alimentazione è uno di quegli argomenti, secondo me, molto molto personali. Riguarda sì la nostra quotidianità, la vita di tutti i giorni. Intanto sto usando il mascara di Espresso. E se non sbaglio è intenso, comunque quello nero. Non so perché stavo così con il mignolo. Boh. Effetto Masterchef forse. Non mi dispiace questo mascara, però a me piacciono quelle un po' più volumizzanti, con un effetto diciamo più drammatico, perché mi piace spingere particolarmente sulle ciglia. E nonostante si possa comunque, diciamo, stratificare, a me non piace fare più passate di mascara, perché poi si creano dei grumi, si appiccicano le ciglia, sembrano meno di quelle che sono in realtà, quindi not a fan. Per la base invece sto utilizzando questo campioncino Dream Skin Moist and Perfect Cushion di Dior, che sto adorando follemente. Praticamente un prodotto appunto cushion, è una spugnetta imbevuta di un prodotto che non è fondotinta, è più simile a una BB cream per intenderci, quindi in realtà non ha molta coprenza, uniforma soltanto, però è molto idratante e ha questo profumo di super lusso che io adoro. C'è stato un periodo in cui usavo la crema Dream Skin di Dior ed è tipo la crema più bella e buona che io abbia mai usato, nel senso che come mi faceva sentire la pelle quella crema, veramente nessun prodotto nella vita. Vabbè, e ciancia a parte, userò questo e magari dove avrò bisogno di un po' più di copertura andrò con il nude di Dior Skin. Il correttore è sempre di Espresso. Un'altra domanda che mi avete fatto recentemente è come mai ho deciso di adottare un gatto, nel senso proprio di adottarlo e diciamo non comprarlo. Allora, devo dire che io non ho mai comprato un gatto e non saprei nemmeno da dove partire, da un negozio di animali, boh, non lo so sinceramente, magari da un allevamento. Vabbè, fatto sta che io non avevo esigenze particolari, nel senso, so che molte persone magari cercano un certo tipo di gatto, a volte non solo per questioni estetiche, ma ad esempio anche di allergia. Non abbiamo questo tipo di problema e non eravamo alla ricerca di un gatto di razza, ma di un gatto e basta. Io i miei gatti li ho sempre, diciamo, trovati, sono sempre capitati, perché abitando in una zona abbastanza di campagna è capitato in un paio di occasioni che qualcuno venisse da noi dicendo guarda, ho trovato questo gatto, io non lo posso tenere, potete occuparvene voi. Solo in due casi sono andata io alla ricerca di un gatto da adottare, e in quel caso ho guardato degli annunci, ma questo veramente quasi 10 anni fa, per cui non c'erano tipo i gruppi Facebook o altre cose, c'erano gli annunci tipo su eBay annunci di persone che magari si erano appunto ritrovati in casa dei gatti ma non li potevano tenere. E tra l'altro cioè, non avevano nemmeno le foto, quindi io mi ricordo che tipo una sera sono andata appunto su eBay annunci, ho cercato, ho visto che vicino a casa c'era una persona che si era ritrovata a casa una gatta incinta con dei cucciolini che non poteva tenere. Senza sapere niente io sono andata oltre e poi così ad esempio ho adottato la Cibi e Charlie, che erano appunto dei cuccioli che i loro padroni non potevano tenere. Però per il resto io non ho mai effettivamente cercato un gatto, non mi sono mai rivolta ad associazioni eccetera, quindi a sto giro è stata un po' complicata perché non sapevo
bene come muovermi e stranamente è stato molto molto difficile, ha richiesto veramente molto tempo. E non me l'aspettavo perché, come vi dicevo, non ho mai avuto problemi in questo senso. Io non voglio giudicare le scelte di nessuno perché alla fine ognuno deve essere e sentirsi libero di gestirsi come meglio crede e di fare le scelte che sente più in linea con le sue esigenze, eccetera. Io personalmente non ho mai pensato di comprare un gatto, quindi semplicemente so che ci sono tanti gatti appunto per strada, so che ci sono tanti gatti che magari vengono abbandonati. Io all'inizio non stavo cercando nemmeno un cucciolo, stavo cercando un gatto. I primi che avevo trovato erano dei gatti già adulti, per esempio. So che magari alcuni gatti già cresciuti è più difficile che vengano adottati perché molte persone cercano i cuccioli, quindi io sinceramente non mi sono posta a questo tipo di problema. Poi è capitato Taki, che tra l'altro era già stato adottato da una famiglia che poi dopo poco tempo l'ha riportato indietro, poverino. Non mi sento di giudicare queste persone perché alla fine penso che le motivazioni possano essere veramente tante, magari si sono accorte di non essere fatti per avere dei gatti, per avere degli animali domestici in generale, magari hanno scoperto, che so, di essere allergici o semplicemente non si sono trovati. Alla fine un animale in casa è comunque una responsabilità ed è vero molto spesso che finché non ti trovi in certe situazioni fai fatica a valutare. Un'altra cosa su cui non ero preparata è che non tutte le persone sono ben intenzionate, nel senso che purtroppo, visto che è capitato anche ad altre persone, ci sono delle persone poco oneste, soprattutto in questi gruppi, dico Facebook perché io mi sono ritrovata appunto in uno di questi gruppi, in cui delle persone si spacciano per volontari o facenti parte di una certa, che so, associazione, eccetera. Vi mandano delle foto di gatti che in realtà non hanno, che non ci sono. A volte sono dei gatti anche famosi su Instagram e la cosa mi fa veramente ridere. Come se uno non lo potesse scoprire, vabbè, comunque non la trovo una cosa bella. E molte volte chiedono tipo un anticipo sulle spese, che so, del veterinario, poi viene fuori che appunto il gatto non è quello perché non esiste il gatto delle foto, è semplicemente un pretesto per attirarvi, a volte magari per farvi scegliere un altro gatto che so dal gattile, altre volte per spillare soldi, e questa è una cosa che trovo veramente... Vabbè, mi fermo che non voglio... non voglio emozionare YouTube. Però insomma ci siamo capiti, è una cosa che ritengo disgustosa, approfittarsi di persone che magari in buonissima fede si fidano di certe persone proprio perché si presentano come volontari, facenti parte di questo gattile, di questa cosa qua, e invece ci sono delle vere e proprie truffe, quindi bisogna stare attenti. Ed è una cosa che mi ha sorpresa, perché non pensavo che anche nell'ambito proprio dell'adottare un gatto e non comprare o non mettersi d'accordo con un privato, cioè proprio adottare un gatto, venissero fuori cose di questo tipo. Io sono rimasta veramente help. Però per fortuna alla fine si è risolto tutto, almeno per quanto riguarda noi, quindi sono contenta almeno di questo. Magari nei prossimi giorni vi metto su Instagram il box delle domande, così se avete delle domande proprio specifiche sull'adozione o altre cose che riguardano il gatto, tipo che cosa gli ho preso, che cosa gli do da mangiare, non so, qualsiasi cosa, non voglio stare qua ad ammorbarvi. Comunque, per il rossetto ne avevo tirati fuori due. Non so quale potrebbe andare meglio col trucco di oggi, forse questo che è leggermente più freddo, che è Toasted di Espresso, l'altro invece è Metropolitan di Nabla, che ultimamente adoro perché da così forse sembrano anche molto simili. In realtà quello di Espresso, come vi dicevo, è più marrone freddo e l'altro invece è più caldo. Hanno anche un finish diverso, questo molto idratante, a volte lo metto senza guardare come se fosse un burro a cacao, dà un bellissimo colore alle labbra. Questo invece ha un finish un po' più matte, non so se
segnato meno, qua non c'è scritto, però questo poi ha un profumo di caffè buonissimo. Anche questo in realtà è molto facile da mettere, sarà perché comunque nude, però scorre bene, è leggermente cremosino, però non ha un effetto lucido, ecco, lucido. Quindi questo è il trucco di oggi, è abbastanza semplice, ultimamente vado molto sui marroncini freddi, però appunto questo tocco di verde che sicuramente da così lontano non si vedrà, però secondo me è molto carino. Spero di avervi tenuto compagnia e di aver magari risposto a qualche vostra recente curiosità. Queste erano le due grandi domande dell'ultimo periodo, ma se ne avete altre magari lasciatemela qua sotto nei commenti, così per i prossimi Get Ready With Me possiamo continuare a chiacchierare un po' e conoscerci meglio. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!